la Via Flaminia è una delle strade consolari più importanti della Romanità. Tracciata nel 220 a.C. dal console Flaminio, favorì i rapporti fra l'Ager Gallicus e Roma. Attraversando l'Appennino al valico di Scheggia, passa nelle Marche dovendo superare diversi ostacoli naturali. Nella zona di Cantiano e Cagli, il suo tracciato passa sopra sostruzioni realizzate in grandi conci di pietra. Sono ancora ben conservati alcuni ponti, a Cantiano il Ponte Grosso e a Cagli il Ponte Maglio. Restano anche in ottimo stato alcuni chiavicotti. Nella gola del Furlo, la via Flaminia doveva superare le anguste forre. Vennero realizzate una prima galleria e una tagliata nella roccia e in seguito una galleria più grande durante il regno di Vespasiano, utilizzate ancora ai giorni nostri. Dal Furlo la via passa attraverso Forum Semproni, Fossombrone, fino ad arrivare sulla costa alla colonia di Fanum Fortune, dove il suo ingresso in città è monumentalizzato dall'Arco di Augusto, costruito nel 9-10 d.C. Da lì la via Flaminia, costeggiando il mare Adriatico, giungeva fino ad Ariminum.